Dovete sapere che ognuno di noi ha in tasca un potenziale spione ed è il nostro smartphone. Ma in realtà non vi spia solo tipo la moglie, quello che vuole spiare, eccetera. Ma è proprio lui a registrare regolarmente i nostri spostamenti, le nostre posizioni. C'è a chi non frega assolutamente nulla di questo e c'è chi invece può preoccuparsene. E sapete chi è questo spione? Uno che è un insospettabile, è Google Maps, che di suo, per default, non lo fa per cattiveria, registra tutte le nostre posizioni. Quindi cosa accade? Che se qualcuno ha accesso al nostro telefono, anche per pochi secondi, per pochi minuti, ha la possibilità di andare a vedere dove siamo stati. E, come dire, questo a volte può creare grossi problemi di privacy. Allora, come fare per evitare, per cancellare tutto e come fare per evitare? Allora, si fa così: aprite la vostra Google Map, andate sull'iconcina con il vostro nomino, con la vostra faccina in alto a destra. Tanto poi questo lo trovate, non serve che prendiate nota come di matti adesso, tanto questo lo trovate regolarmente sui vari social entro questa settimana. Cliccate su quell'iconcina, vedete, ho messo l'iconcina quella strana con il grafichino e non la parola spostamenti, voglio dire, cioè non guardate spostamenti perché cambia, a volte utilizzano termini diversi a seconda del tipo di smartphone. Cliccate lì e appariranno tutti i posti dove siete stati, ma addirittura con il grafico, con gli orari, dove, quando, alle 8 era là, alle 9 era lì. Allora andate sotto, scrollate, scrollate e poi c'è elimina tutta la cronologia delle posizioni. Eliminare definitivamente? Sì, basta, liberatemi da questa cosa. Mentre se non volete più essere che il sistema registri dove andate, quando andate sul nomino, cioè attiva la modalità di navigazione incognito, ed eccola qua, e lì dovete cliccare e automaticamente lui smetterà di... Ah, mamma mia, di registrare la vostra posizione. Che roba è? Pazzesco, a volte uno non lo sa di avere in tasca delle robe così. Ce ne sono anche altri, ve ne parlo magari le prossime volte perché ogni volta vi viene a spiegare il come si fa.